interessante un po' come vedi alla grafica questo tavolo, visto che non siamo però ecco io vedo che i giovani siano molto grazie all'Enciclopedia Italiana per aver organizzato questo importante appuntamento e ringrazio anch'io l'amico Benedetto Boccia per avermi invitato a questa presentazione. Io voglio sempre praticamente per non parlare alla fine perché poi mi consente di tenere un po' le fila del discorso e anche di raccogliere gli stimoli degli altri relatori. Sono d'accordo con parto dall'ultima cosa che ha detto il professor Bernardi, sono d'accordo sul fatto che chiaro che c'è un'impostazione di fondo nella medialista di tutta l'enciclopedia italiana, però se oggi continuo a pensare che forse all'interno del fascismo c'era più libertà rispetto ai giorni che viviamo oggi, in cui si va molto spesso verso un pensiero unico su tante cose, no? Perché all'interno dell'enciclopedia italiana in realtà, e questa è un po' la gestione da parte di Gentile, ma fino a poi anni 40, quando ci sarà anche un ruolo enciclopedia italiana di Fidel Zoccoli, in realtà parlavano con l'enciclopedia italiana anche personaggi che non è che si sono così allineati con il fascismo. Quindi è vero che c'è un contesto storico-filosofico di veramente una vulgata comune, però insomma all'enciclopedia italiana partecipano anche persone che graviteranno intorno all'enciclopedia italiana, anche persone che non sono proprio così allineate con il regime fascista. Però questa era un po' una provocazione rispetto a volte ad alcune vulgate contemporanee che invece vengono più ad avere un pensiero unico su tanti temi, su tanti argomenti. Ha detto bene, Giuseppe Parlato, dicendo che è un libro utile, è un libro doveroso, doveroso ovviamente per l'enciclopedia italiana, ed è un libro sicuramente utile perché sono tantissime informazioni, tantissime notizie su come era strutturata, sui contributi, sul lavoro che c'è dietro l'enciclopedia italiana e quindi sul lavoro che c'è dietro la redazione di questa enciclopedia, e quindi è frutto anche di un grosso scavo archivistico, insomma di un grosso studio sulle fonti e sui documenti dell'enciclopedia italiana, quindi è un libro assolutamente utile, e questo è un giudizio che assolutamente sincero, insomma, che non è condizionato all'amicizia con Alessandra Calaterra. Io ho dato uno sguardo ovviamente un po' più alle voci, perché sapevo che l'amico Giuseppe Parlato avrebbe affrontato un po' questo tema di Gentile e di Volpe. Le voci sono davvero molto peculiari, sono d'accordo con quanto ha detto il professor Sagliani sul fatto di un atteggiamento sostanzialmente neutro. E questa è l'indicazione di Gentile, no? Prima c'era un discorso su Diaz e Cadone, ma no? Alla fine questo passaggio è veramente molto, sì, la descrizione della rotta di Caporetto viene descritta, la sconfitta di Caporetto viene descritta, però in realtà mette bene in evidenza Alessandra Calaterra, sembra quasi che questa sconfitta non abbia padri. In realtà è proprio un'indicazione, probabilmente che viene da Gentile, di non insistere sugli aspetti negativi della Grande Guerra, no? Perché il tema della Grande Guerra è affrontato sia in quella voce generale, poi nelle singole voci dei personaggi. E quindi c'è questo tentativo di edulcorare i passaggi meno importanti, anche più difficili dal punto di vista strategico militare, così non c'è un accenno alla spedizione, c'è un accenno appena velato alla spedizione punitiva austriaca della memoria del 1916, non si spiegano i motivi della sostituzione di Roberto Busari, che ricordiamo era il fratello dell'aiutante di capo Busari, quindi non un generale proprio così lontano dalla Savoia, e anche sulla vicenda di Caporetto, sul passaggio di consegne tra Cadorna e Diaz, questo tema è abbastanza offuscato. Devo dire che anche i lavori, le voci di Tosti, Amedeo Tosti, che in realtà è uno storico militare che aveva scritto un importante libro sulla campagna italo-austriaca, che utilizza ampiamente nella redazione delle voci del dizionario, come mette bene in evidenza Alessandra, anche Tosti, affrontando alcuni personaggi coinvolti nella sconfitta di Caporetto, Badoglio, Don Giovanni, Cavaciotti, in realtà tratta queste voci un po' difficili, un po' spinose, in maniera molto, molto asettica, senza intervenire troppo. Questa caratteristica non è di tutti, perché per esempio c'è un redattore delle voci dell'Enciclopedia Italiana, che invece è Andrea Torre, che invece è un redattore che interviene molto invece, che attua una introspezione psicologica dei personaggi, tutt'è che Torre dà dei giudizi molto più marcati rispetto a quelli che dà Frasbore, e anche quello che fa la voce su Vittorio Emanuele III, ritoccata probabilmente da Volpe, insomma, fa degli interventi di
maggiore introspezione e anche maggiormente critici, soprattutto nei confronti di quei due personaggi. Uno ovviamente Wilson, di cui critica l'utopismo, critica questa sua idea della società delle nazioni, che in realtà si era risolta per torre in un fallimento che aveva sostanzialmente protratto l'egemonia franco-inglese del primo dopoguerra, e quindi sembra, la voce sembra che sia scritta nel 40, quindi insomma la guerra che se non iniziata, che stava per iniziare, in cui sembra appoggiare in qualche maniera quella vecchia linea della politica estera del fascismo, che era una linea revisionista di libertà di pace, no? Quindi torna su questo molto critico, se la prende molto con Wilson, e se la prende molto anche con un altro personaggio, questo per motivi anche personali, che era Silvio Isolino, di cui critica la testardaggine, la limitatezza di vedute, una certa ristrettezza nel trattare degli alleati. Dico motivi personali perché torna fino alla fine, utilizzando l'amicizia con il direttore del Corriere della Sera, cerca di essere nominato lui ministro degli esteri nel 1914 al posto di Sonnino, quindi c'è anche un motivo personale di rivalità nel criticare Sonnino, però insomma è chiaro che tra l'altro giudizi su Sonnino appuntamente sono visibili sulla limitatezza di vedute, sulla certa difficoltà, spigolosità del carattere, chiamiamolo così, che è un termine molto che ci fa uscire da tante connotazioni, però una certa spigolosità di Sonnino. È vero, il volume non fa una ricostruzione della guerra dal basso, ma era davvero impensabile che in quell'epoca la storiografia, ma non solo la storiografia italiana, ma anche la storiografia europea, potesse pensare di fare una storiografia dal basso, perché in quella fase, sono discorsi un po' difficili da fare, ma le masse restano sullo sfondo, che non vuol dire che non abbiano una parte attiva, sono l'esercito combattente, sono quelli che versano oggettivamente il sangue durante la prima guerra mondiale, ma sono quelli che sono escluse dai circuiti politici che portano alla prima guerra mondiale, no? Che in tutti i paesi europei, non solo in Italia, in maniera magari più marcata, ma in tutti i paesi europei che decidono la guerra, la scelta dell'intervento o meno è una scelta che ha appannaggio di pochissime persone. Così in Inghilterra, così ovviamente negli imperi centrali e Russia, così anche in Italia. In Francia c'è una maggiore partecipazione, ma là abbiamo un ruolo anche del Presidente della Repubblica molto, molto forte, molto accentuato. Quindi è chiaro che non c'è una storia dal basso all'interno di questo. La voce della grande guerra e neanche nelle voci, per cui non si accenna alle diserzioni, non si accenna alle dissipazioni. È pur vero però che c'è un'ampiezza di vedute molto, molto forte. Io l'ho trovata, Alessandro Caderno lo mette in evidenza, in queste voci che cura tra l'altro un personaggio, uno storico militare che mi sono occupato in passato, di Adriano Alberti, al quale vengono affidate non solo la descrizione di tutte le personalità straniere, per cui Lloyd George, Foch, ma anche Aria. Descrive tutti questi personaggi stranieri, ma a lui è dedicata la descrizione della guerra sugli altri fronti, quindi affronta tutte le battaglie che si svolgono sul fronte europeo e vi assicuro che non è un aspetto secondario della storiografia italiana di quegli anni, affronta anche la guerra in colonia, cioè Alberti mostra un'attenzione nei confronti di uno scenario che è quello della guerra coloniale, che vi assicuro dal punto di vista storiografico italiano ancora oggi è stata riscoperta solamente a partire dagli anni 90, è un tema assolutamente molto misconosciuto nella storiografia italiana, questo della guerra in colonia, cioè del fronte coloniale, che è sempre stato appannaggio più della storiografia anglosassone, anglo-francese, che aveva degli imperi coloniali, chiaramente il nostro era insomma molto ristretto, anche se contribuisce alla guerra europea, però devo dire che invece all'interno del civile italiano, quindi una larghezza di visione, c'è invece una descrizione anche di questi aspetti della guerra in colonia, che sicuramente l'idea di una storiografia, appunto, di una storiografia, di un'indagine condotta dal civile italiano, che ripeto, dimostra anche all'interno di un regime dittatoriale, autoritario, totalitarismo imperfetto, chiamiamolo come ci pare, però di un regime che, insomma, il pensiero non era così ristretto come a volte si è descritto successivamente, insomma c'era una certa ariosità maggiore di quanto poi si è ricostruito nella vulgata storiografica e politica del dopoguerra. Quindi voci che sono sicuramente importanti, voci però ci sono anche alcuni accenti critici. In tutta questa tentativa di essere neutrali c'è però un personaggio che viene attaccato in maniera abbastanza violenta, probabilmente eredità di quell'esperienza del periodo d'Annunziano, che è Nitti. Cioè Nitti è dedicato una voce
abbastanza polemica, Metriolo. esatto, una voce abbastanza fatto da Carlo Maria Ghisalberti, Alberto Maria Ghisalberti, molto critica nei confronti di Nitti, non filmata. Non filmata, peraltro è una delle sue biografie. Esatto, e in realtà è l'unico al quale viene veramente data una critica, insomma, abbastanza acrimoniosa, no? Perché poi ci sono tanti altri antifascisti, c'è anche Orlando, nella seconda fase antifascista, così Salandra, così Croce, Sforza, Mendola, ma in realtà questa critica è particolare nei confronti di Nitti, perché Nitti era quello che aveva rappresentato l'antinazione, l'orrendo Cagoia dell'impresa annunziata, quindi è evidente che c'è un recupero di alcune tematiche sulle quali non so se ha inciso solamente Ghisalberti oppure qualche altra persona che ha lavorato su questi temi, perché insomma Nitti era un personaggio abbastanza Era un interventista, quindi poteva anche farlo il in diso, abbastanza in diso. Io volevo chiudere solamente con un aspetto, perché giustamente Alessandra Valerra mette in evidenza nell'enciclopedia, la volontà dell'enciclopedia non è quella di creare miti ed eroi, ed è vero, non c'è questa minimizzazione della guerra, perché la guerra è l'elemento fondativo, tutto quanto, però come dicevamo prima, Diaz è tratteggiato da quello da quale, non c'è questa volontà di, anche la voce di Mussolini, probabilmente fatta da lui stesso, insomma una voce abbastanza senso, una visibilità attivista, che è una cosa abbastanza settica, non è insomma di carattere apologetico. Scusate, una battuta, avevo in qualche modo, come dire, anticipato quello che succede adesso su Wikipedia, no? Nel senso che ognuno si scrive la voce propria. Qualche intervento c'è stato. Però è stata anche censurata, esatto, compensativa, esatto, che è stata abbastanza sì, lavorosa. Sì, no? Autocensurato, forse. C'è però una cosa che è vero che non crea miti ed eroi, però c'è una falsificazione di fondo. C'è una falsificazione di fondo, e questa cosa ovviamente discuteremo poi con Giuseppe Parolato. Cioè l'idea di attribuire il successo della prima guerra mondiale al fascismo. Ecco, questa è la piega che Gentile dà e che la cultura gentiliana più piana dà, ossia quella di attribuire poi la vittoria della guerra mondiale come se fosse la vittoria del fascismo e quindi in una sorta di critica, se vogliamo, dell'Italietta liberale. In realtà questo un po' nell'enciclopedia si respira ed è questa forse la, se è vero che non crea miti né eroi, ma questa è una falsificazione di fondo perché in realtà non consente poi di leggere, tant'è che manca, come Alessandro ha messo in evidenza, tutta la parte della neutralità. Cioè la parte dedicata alla neutralità, dove in realtà là si sviluppa il gioco politico diplomatico del re, della classe dirigente liberale, in realtà nella voce sulla Grande Guerra è accennata brevemente e viene recuperata solo in un'altra voce, quella sull'Italia, storia per storia, adesso non mi ricordo qual era la voce. In realtà questo è il tema di fondo, insomma, a mio avviso, che in realtà poi non è presente solo nell'enciclopedia, ma è presente poi in tutta la ricostruzione fascista del passato, compresa la figura di Mazzini, che dicevamo prima. Di una sorta di riappropriazione, di elaborazione, di rivisitazione di alcuni passaggi della storia nazionale che chiaramente risentono della volontà di vedere tanti precursori del fascismo e di vedere che insomma la vittoria della prima guerra mondiale era stata fatta dall'interventismo del 15, che insomma è una cosa un po' una falsificazione bella e buona, visto che poi insomma, quello che conduce la guerra alla vittoria è la classe dirigente liberale. E Salandro, Sonnino, il re, i due generali che comandano l'esercito, ossia la donna Diaz, e poi tutto quello che ne consegue quando eliminano con guerra. Però questa è una cosa che permane nel lavoro dell'enciclopedia, insomma. Scusatemi. Grazie mille, senz'altro, io penso che ormai noi possiamo pensare al fascismo una cosa talmente complessa, anche dal punto di vista culturale, talmente poliedrica, che effettivamente la reduzio ad unicum, che tanta storiografia ufficiale poi ha consumato in maniera forse poco analitica negli anni immediatamente successivi alla caduta dello stesso, chiaramente va in qualche modo rivista, ma se non altro per, basti pensare appunto, tu citavi, quel comitato scientifico di nominativi che in qualche modo viene a frullare all'interno della situazione. Ma è un dubbio che, e qua questo c'entra quasi niente con il fascismo,
il lapsus idealistico dal punto di vista di una scelta che si è formata in Italia molto, ma molto prima del 22 dello stesso 15, ma si è fermato proprio alla fine del secolo dell'Ottocento, al secolo XIX, e soprattutto forse innestandosi a quello che è un filone culturale importante per l'Italia, vale a dire il filone Spaventa, De Santis, ecco, Croce, è qualcosa che di fatto, a prescindere adesso da queste tifoserie per cui in effetti sì, è un po' ardita, poi l'aggettivo ci sta bene, no? la interpretazione di un fascismo che vince la guerra, no? Chiaro, che è una classe liberale, e soprattutto ci sono tante storie senza storia, carne da macello che ha fatto la storia. E che gridando Savoia è andata a farsi macellare appunto sui monti del Grappa piuttosto che a Capodritto di Rispoli. Però è altrettanto vero che questo cliché che si è formato forte, perché guardate, non è possibile che un pensiero filosofico in un paese avanzato dal punto di vista culturale come l'Italia riesca a fare un blocco di pensiero intellettuale, culturale, accademico per oltre mezzo secolo. E noi in genere parliamo del primo mezzo secolo del Novecento, che ha avuto questa egemonia e questo cliché di tipo fortemente idealistico. Però guardate che anche dopo la morte di Benedetto Croce, nel 52, via discorrendo, nelle università, lo sappiamo noi, che abbiamo studiato in quelle università, Croce era un mostro storico, lo è stato almeno fino all'inizio degli anni 60. E indubbiamente il filone risorgimentale del secondo egemonismo napoletano, partenopeo, degli Spaventa, insomma, diciamo così, è stata matrice ideologica e culturale di quello. Il fascismo con questo è tra poco, cioè, il cliché che troviamo nell'enciclopedia è quello. Certo, c'è un determinismo ecologico, ambientale, che un sociologo non può negare, e gli anni erano quelli, che gli anni erano quelli. Però erano gli anni in cui in effetti sì, entrava dentro Guido Calogero, mio maestro, poi tra le altre cose, che è stato il mio relatore, quando non si chiamava ancora Sapienza, non si chiamava più Sapienza, insomma, ecco, era l'Università di Studi di Roma, punto, no? Noi siamo laureati noi. E per cui Andrea Torre, per esempio, Andrea Torre è stato uno studioso anche di Antonio Labriola, addirittura. Ha scritto belli articoli anche su Antonio Labriola, era un analitico, un nome trascurato che oggi mi hai fatto ricordare tu, io non lo sentivo più dai miei studi almeno da, non voglio dire quanti decenni, perché altrimenti, come dire, faccio individuare e denuncio la mia anagrafe, ma mi è piaciuto molto che l'abbia nominato. Come anche tutto il discorso del primato, Bottani, scorrendo, c'è una cosa molto poliedrica, complessa, la consapevolezza antifascista dovrebbe proprio affrontare questo tipo di ragionamento dal punto di vista storiografico, cioè anche lo storico futuro forse da questo punto di vista. E io prima di dare la parola alla Frice, giustamente, Giuseppe mi ha chiesto 2 minuti di mangiare, però ho detto, era sulla voce Mussolini. È sulla voce Mussolini, mi diceva detta lui, volevo sulla voce, autobiografica Mussolini. No, quello invece è un'altra cosa, se poi ti hanno per i capelli di pochi l'Italietta liberale. No, lui ha detto a un certo punto che il fascismo si fregia di aver vinto la guerra in qualche modo, no? Sì. In realtà questa è una. Beh, almeno una delle due guerre gliela volevi far vincere, sì. L'altra l'ha persa. C'era il Chioggia. Volendo. Sempre il Chioggia della Bibbia. Se proprio vuoi. Però è chiaro che il clima che si viene a determinare in Italia, dopo quello appunto, sulla base di quello che diceva il professor De Nardis, cioè da quando c'è la polemica contro il positivismo, in realtà in Italia si viene a creare un blocco per cui la parola d'ordine, la parola chiave è inveramento, cioè il risorgimento è l'inveramento. Cioè il risorgimento viene recuperato ma inverato, quindi vuol dire che c'è stato un momento di errore di evoluzione del risorgimento. Il fascismo lo invera, cioè lo fa tornare vero, no? Allora questo è il concetto. Anche i comunisti,
Ecco, ma come no, certo, è la ma certo, è lo stesso, la certezza che si tira. Ma cosa fa sempre, gli atti quando anche pensa. La resistenza si dice che si compie il secondo rinvenimento. Ma certo, c'è il tentativo di recuperare, no, un passato che non si vuole ovviamente lasciare. Delle matrici. Esatto, delle matrici nelle quali il fascismo si riconosce, ovviamente con delle sue caratteristiche. Il Partito Comunista fa ancora di più, perché fino a Gramsci considera il risorgimento qualcosa di totalmente negativo, e poi improvvisamente con Gramsci scopre che esiste un risorgimento da salvare, democratico, eccetera. E nasce questa idea del risorgimento, e quindi di un Partito Comunista che si ne può governare perché è legittimato in quanto è inserito nella storia italiana. Proprio così, tanto che le altre, quando in Togliatti ovviamente non c'è possibilità di opzione diversa dal punto di vista culturale che non sia il filo rosso De Santis, La Briola, Croce, Gramsci. Ecco, c'è veramente la scuola della Volpiana, il neoempirismo, il positivismo. E tutte e due partono dal presupposto che comunque il risorgimento come è stato non è andato bene. Ah, beh, sì. Questo da Gobetti a Oriani, se dico così, non è fascista, lo dice Prezzolini. Sì, però certo. Avremo modo di discutere. Sì, è molto interessante, speriamo di poterci incontrare, e comunque magari nuovamente qui ospite dell'enciclopedia, è vero, ti ringraziamo molto veramente, in quanto sei tu il nostro, oltre il nostro, il nostro relatore, sei anche il nostro anfitrione in questa situazione, e ti ringraziamo molto. Grazie. Alessandra. Grazie. Dulcis in fundo, a caso di dire, grazie mille. Non solo autrice, ma rappresentante di Quota Rosa. Dunque, io vorrei, se mi permettete, intanto ringraziare una serie di enti e di persone, intanto l'Istituto di Studi Politici Campio Quinto, il suo presidente Denardis e il ben amico Benedetto Boccia per aver voluto pubblicare il mio libro. Poi l'Istituto della Enciclopedia Italiana che ci ospita e il suo direttore generale Massimo Brai, che ha voluto molto gentilmente scrivere la prefazione del libro. E ancora anche i miei amici Andrea Pava e Rodolfo Gordini, che hanno letto alcune parti del manoscritto, e ovviamente i professori Sejani, parlato Ungari per essere stati qui e aver presentato così degnamente un libro che mi auguro possa aver in qualche modo incuriosito, se non altro incuriosito. E ringrazio poi da ultimo i miei familiari che hanno sopportato le mie assenze fisiche e mentali. La pazienza. Dunque, come è stato detto, come è stato notato, questo libro è un po' composito, cioè contiene, i capitoli sono un po' parecchio differenti l'uno dall'altro, sembrano indipendenti tra loro, e addirittura qualche volta mi è venuto fatto di pensare che sarebbe stato opportuno forse pubblicarli autonomamente, come saggi, come anche con i libri ci stavano, sì, libri ci stavano. Sì, il primo capitolo, il primo sono senso centrale, l'Abur la precedesse come... Quindi sì, è piuttosto composito, però in realtà mi pare di poter dire, che il tutto converge, concorre alla descrizione della modalità di rappresentazione della guerra nell'Enciclopedia Italiana. E il primo capitolo, appunto quello su Gentile, ma non solo, effettivamente poi si parla anche di neutralismo, interventismo, si parla di cultura tedesca, di cui era permeata una larga parte della cultura italiana, si parla di cultura francese che faceva breccia sugli artisti, per lo più sui teatri, cioè, però il capitolo vuole soprattutto ricordare quanto la guerra sia stata presente negli scritti e nei discorsi di Gentile dal 1914, possiamo dire, fino alla fine, fino al 1944, quando nel suo ultimo discorso all'Accademia d'Italia menziona la guerra vittoriosa, menziona Vittorio Veneto, cioè il momento ovviamente
in cui gli animi dovevano essere un po' sollevati in qualche modo. E come appunto ricordava il professor Parlato, Gentile fa della guerra un elemento essenziale, diciamo, nella costruzione della nazione italiana, del popolo italiano, della sua stessa identità, diciamo. E Gentile metteva in relazione la guerra tutto con, non solo con la nazione, ma anche con il popolo, con l'educazione, con la scuola, da ciò poi la riforma, che albergava nel suo cuore da molti anni, ma che poi vide la luce solamente nel 1923, come sappiamo. E, ora, vorrei dire anche, ci sono state alcune sollecitazioni da parte vostra nelle relazioni. Per esempio il professor Seriani parlava di decimazioni e diserzioni che non compaiono nelle voci enciclopediche. Allora, io volevo dire, così volevo un pochino dare una rapida delucidazione in merito all'organizzazione redazionale dell'enciclopedia, molto rapida perché tempus fugit, okay. La narrazione della guerra nell'enciclopedia era stata demandata per lo più alla sezione storia medievale moderna diretta appunto da Gioacchino Volpe, che era sì uno storico medievista, d'altra parte all'epoca gli storici veri si occupavano di medioevo, più di 500, insomma, però che come tanti suoi colleghi in quel periodo riteneva importante studiare e approfondire la conoscenza anche di periodi un po' più vicini, per esempio della storia del Risorgimento, che stava diventando una materia accademica, una disciplina accademica. E infatti esisteva anche, poi esistette la sezione storia del Risorgimento nell'Enciclopedia Italiana. Quindi dicevo, Volpe, oltre a perorare l'approfondimento degli studi del Risorgimento, altrettanto, forse di più, pensavo fosse opportuno studiare eventi e fatti ancora più vicini, e quindi la guerra mondiale, che pensava anche lui come Gentile, come tanti intellettuali appunto in quel periodo che erano stati tutto interventisti, che avevano partecipato alla guerra, perché Volpe fu un ufficiale, così come tanti altri intellettuali che poi furono collaboratori enciclopedici. Gentile no, in realtà Gentile non prese le armi. Dopotutto aveva 6 bambini, all'epoca aveva anche 40 anni, tutto sommato, nel 1915. Però Volpe era di poco più piccolo, ma aveva, a parte questo, insomma, queste notazioni. Effettivamente sì, effettivamente sì. E quindi dicevo, la storia medievale moderna adonta dell'esistenza della sezione storia del Risorgimento pure diretta da un patriota, di stampo risorgimentale come Mario Mendini, un finissimo studioso di Mazzini, nonostante questo appunto, nonostante l'esistenza di questa sezione, alla sezione di Volpe, questa ripartizione del sapere enciclopedica, no? Esistevano tante sezioni, quante erano le discipline dello scibile umano, e quindi alla sezione di storia medievale e moderna fu affidato più o meno il coordinamento del racconto storico della guerra. Poi accanto alla sezione storica ci fu la sezione scienze militari, che originariamente volle chiamarsi gruppo scienze militari, quasi a rimarcare come dire, una sua autonomia rispetto alla redazione complessiva ed anche diciamo un luogo dove i militari, perché alla sezione scienze militari per cui c'erano collaborato per lo più, anzi direi esclusivamente militari, ai militari era demandato, a parere del direttore della sezione, il generale Carlo Borro, era demandato proprio il racconto di tutte le discipline che afferivano un po' allo scibile umano dal punto di vista militare.
Poi, poiché questa, questo modulo così compatto all'interno della, dell'organizzazione enciclopedica impediva una un corretto coordinamento, allora il gruppo Scienze Militari si ridimensionò definendosi comunque sezione e interloquendo con le altre sezioni per il coordinamento complessivo. E il professor Seriani parlava appunto di una visione dal basso che manca sicuramente e citava le decimazioni e diserzioni. Allora, io direi allora, che le decimazioni vanno ad onta e disdoro dei dati ufficiali, le diserzioni invece dei militari di truppa, diciamo. Nelle une, nelle altre sono citate, ma io credo che però nel complesso, leggendo le voci militari, cioè scritte da militari, anche e soprattutto la voce guerra mondiale nella sua narrazione delle operazioni militari, presenta un grande rispetto nei confronti di tutti i combattenti. Cioè, sicuramente si trincerava dietro più o meno comprensibile riservo per quanto riguarda le malefatte, possiamo dire, di molti suoi alti ufficiali, comandanti, eccetera. Però nello stesso tempo non sottolineava ciò di cui potevano essersi macchiati invece i militari di truppa, anzi ponendo in risalto il valore dell'esercito italiano, comunque che aveva dato che aveva, e dei tanti suoi appartenenti che avevano dato il sangue, hanno dato la vita per vincere la guerra. Quindi io credo che l'assenza di questi due elementi rientri un po' in un rispetto generale che la sezione Scienze Militari aveva nel complesso. E ovviamente la voce guerra mondiale è la voce più è la voce principale, la voce più densa, ma altrettanto dense, io credo, sono voci più brevi, come quelle biografiche che riguardano, per esempio, Cesare Battisti, che riguardano Nazario Sauro, oppure Enrico Toti. In particolar modo, credo sia il caso di sottolineare come la voce su Cesare Battisti sia stata compilata da Oreste Ferrari, un personaggio in effetti forse sconosciuto ai più, che però era un antifascista, un grande amico di Cesare Battisti, che come molti ricorderanno era socialista, e nella compilazione biografica di Battisti, Ferrari dà una spiegazione del patriottismo di Battisti che coniugava tranquillamente con il suo socialismo. Vorrei leggere però, che poi davvero concludo anche io, ovviamente non trovo. Allora, scrive Ferrari, allora, in un paese economicamente e politicamente schiavo non è possibile unire i lavoratori né farne una forza viva e operante sicché il problema nazionale non sia posto e risolto come problema di libertà e di giustizia sociale, e cioè considerato come il punto di partenza per la soluzione di tutti gli altri. Quindi, secondo Battisti, e evidentemente anche secondo Ferrari e molti altri adepti di un certo tipo di socialismo, il problema nazionale, che ovviamente per certi territori popolazione italiana non era stato risolto, era fondamentale per appianare una serie di conseguenze oppure per procedere ad un atto rivoluzionario e magari anche di lotta di classe che potesse coinvolgere quegli stessi italiani che ancora non si trovavano in Italia. Ecco, chiedo scusa, stop, anche se vorrei dire di poterlo fare a nome non solo di tutti noi, ma
quelle che non si potevano, che non esistevano proprio all'epoca, ripeto, al di là di quello che è stato poi la realtà di una politica culturale del ventennio, da un punto di vista proprio di un sistema culturale, e rivedere alla luce del presente queste voci, comunque così come stai vedendo tu, recuperando anche autori minori, nel caso di Oreste Ferrari, mi sembra il modo migliore di approcciarsi e soprattutto capire quello che dicevi anche tu, quella che è stata la miniera veramente inesauribile di gemme, di tesori che in qualche modo questo tempio dell'identità degli italiani ci offre, ci ha offerto, ci continuerà ad offrire. Io ringrazio tutti qua veramente per la presenza, per l'attenzione, ringrazio i miei illustri relatori, la nostra attrice, la nostra attrice. Siamo, dottor Coccia, siamo anche puntuali rispetto alla chiusura istituzionale appunto di questa aula. Grazie.